Fatemi vedere. Allora guarda, ci sei? Ritmo, ragazzi! No, andate bene, proseguite, dai! Ci stiamo esercitando per tenere a mente i passi, per non dimenticarli, visto che c'è chi non prova più. Esatto, Flor. Voi pensate che a Flor non piacerebbe esercitarsi? Purtroppo Flor è all'ospedale con la piccola Roberta. Quella stupida resta lì ad aiutare Federico. E con questo avete preso degli impegni. Se però ci aiuterete nell'organizzazione del fidanzamento di Delfine e di Federico, i ragazzi avranno più tempo per le prove, capito? Così faremo un bel favore a Delfine. Perfetto. Non ci capisco niente, ma se possiamo aiutarvi. Sì, che potete aiutarci, è semplice, vi spieghiamo tutto. Delfine vuole invitare alle sue nozze tutta la nobiltà, le persone raffinate. E quello che noi vogliamo fare è invitare gente, diciamo, tutto il contrario, capite? Per questo, se per caso voi aveste amici, come dire, alla mano. Per caso andrebbe bene mio cugino, eh? Carlos, Cacio di soprannome. Uno di soprannome Cacio ha un invitato di riguardo. Cacio ha una festa di ricordo. Chissà cosa può succedere. Federico, scusa caro, possiamo parlare? Sì, certo, ci sono problemi. Perdonami la domanda, ma tu sai qualcosa del mio defunto figlio che io non so? No, perché? Perché ho appena saputo che le mie nipoti non hanno riscosso i milioni di Alberto. È vero questo? Purtroppo, Federico, non posso disporre dei beni di Alberto. E questo perché? Perché sembra che fossi invischiato in affari molto sporchi. Per favore, io so che Malala nasconde qualcosa e lo scoprirò prima o poi. Io non sono informato. Sai, non capisco che cosa può aver fatto mio figlio che impedisca alle mie nipoti di avere il suo denaro. Se mai tu sapessi qualcosa, avvertimi. Perché ho conoscenze sufficienti per risolvere tutto. Signor Freezer, guardi chi è tornata. Guarda, salve. La mia piccola Roberta. Robertina. Ciao, bisogna avvisare tutti i ragazzi che è tornata a casa con noi. Stai bene? Attenzione, sì, fa un po' male. Scusa, Roberta, piuttosto ho una cosa per te. Solo per lei e per me niente? Non è possibile, che sarà adesso? Ah, preparati, Amalia che viene a sistemare la casa per la festa. Già, il fidanzamento. Federico, tu non sei molto felice di questo fidanzamento? Allora, questo regalino arriva? Sì. Buongiorno. Salve. Lei è un'incaricata per l'organizzazione della festa? Amalia? Non mi riconosci? Sono Valentina, la migliore amica di Maya. Maya? Forse non mi hai riconosciuta per il mio nuovo look. Quanto mi piacciono questi vestiti, guardami, non trovi che mi stiano d'incanto? Che meraviglia, sono strafiliata, non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. Maya non c'è. E Franco? No, lo chiedo così per chiedere. Franco, lui nemmeno. Chi è Amalia? Una che dice di essere un'amica di Maya, ma credo che le interessi di più Franco. No, perché vede, è un po' di tempo che non ci sentiamo e non so più che cosa stanno combinando, quindi... Ecco, devono essere loro. Ora vediamo. Tranquilla. No, non ci posso credere. Ah, che bello vederti, tesoro. Ehi, Federico. Martin, bello, come stai? Sto bene. Sei venuto da solo? No, ci sono tutti, ma io volevo salutarvi. Dove sono gli altri? C'è Roberta, guarda chi c'è, Roberta! Oh, ma il Martino, ben arrivato a casa! Roberta! Martin, attento, mi sono fatta male. Cosa ti è successo? Te lo spiego dopo, un incidente. Ehi, Valentina, che spettacolo, sei un bijou! Martin, tutti mi dicono la stessa cosa. Oh, sembra che abbiamo perso un Martin bambino e che abbiamo acquistato un nuovo Martin rubacuori in questa casa. Sì, per... Salve a tutti! Vi ho riportato l'orgoglio della scuola. Allora, come va Lucrezia? Scusate, ma c'è qualcuno che mi può spiegare perché la signora direttrice chiama Flor Lucrezia? Chi può spiegarglielo? Insomma, si può sapere perché la signora direttrice ti ha chiamato Lucrezia? Perché sempre si è presentata così, Lucrezia! Ma che bel taglio! Le dona veramente!
niente, signora direttrice, sta benissimo. E il fatto è che Lucrezia è il mio secondo nome, capisce, signor Federico? Ecco. Cosa succede? Che c'è? E come sta, direttora? Lucia, avere zampette corte. Per favore, Greta, aiutami. Chi causa di suo stesso male non deve chiedere aiuto ad altri. Aiutami. Così non voglio... tu prossima volta non impari. Che la direttrice parli e con tu Federico. Lasci me togliere due castagne da fuoco, non è giusto. Per favore. Questa è la ultima volta, Fersen. Adorabile direttora, lei vuole riprendere qualcosa di fresco in cucina? Di qua, prego. Veniamo anche noi. Vieni, Martino, con me. Ecco. Robertina, vieni anche tu. A quanto pare oggi ci sono tutti, meno che Franco e Maya. Io me ne vado. Quando torneranno gli dica per piacere che sono passata, va bene? Grazie. Ciao a tutti. Nicolas ha chiamato? No. Quel ragazzo mi fa impazzire. Sofia! Che posso fare per te? Cosa faccio? Lo chiamo o non lo chiamo questo ragazzo? Dimmi qualcosa, aiutami, te lo chiedo per favore. Non ho idea di che cosa fare, sono dubbiosa. È che non sarebbe affatto male, assolutamente niente male, se tutti sapessero che io me la intendo con un pezzo di ragazzo così, giusto, no? Così macio com'è. Insomma, cosa faccio? Consigliami. Io il suo numero nella memoria del telefono l'ho aggiunto. Io lo chiamo. Oh, non lo chiamo. Lo chiamo. Oh, non lo chiamo. Dimmelo tu, vuoi? Allora, hai capito? Sì, invita tutto. tutti quelli che Delfina non inviterebbe Delfina mai. Delfina e Federico? Lui è così poco entusiasta che per lui va tutto bene. Tu invita i peggiori che conosci, vanno tutti bene. Una grande imbarcata, dillo insomma. Anche a tua madre e anche ai suoi amici. Ma io lo dico a tutti, bravo. Riporto tutto il quartiere. Sì, sì. Diamo carta bianca, decidi tu. Ehi! No, guarda chi si vede. Come va, che fate? Lui è Cacio. Salve. Franco. Che stretta. Nicolas. Maya. Deliziosa. Allora, grazie. Gli amici di mio cugino sono i miei amici, parola. Bravo. Perfetto. Sarà proprio un successone, tanto vedrai. Ti andrebbe di venire ad una festa di fidanzamento? Certo. Invitiamolo. Spiega tutto a tuo cugino, eh. Grazie. Noi porta andiamo tutti a prendere gli amici inviti. Che voi. Ciao. Grazie mille. Sì, ciao. Come no, ciao. Ciao. Io però vorrei dire che mi serve una ragazza a farmi da dama. Bene, due allora, non una sola, perché io non voglio reggere la candela a nessuno. Come va? Bene. Tutto a posto? Federico, grazie per avermi tenuto informato sull'incidente di Roberta. Ti confesso che ero piuttosto preoccupato. Figurati, come potevo non avvisarti? So bene quanto ci tieni ai nostri ragazzi. Perdonami, fai ironia per la storia di Nicolas? Per la faccenda della tua macchina? Ti prego, Nico ha solo 17 anni. Ogni ragazzo ha preso almeno una volta la macchina del padre. Anzi, scusami, in questo caso la macchina di famiglia, certo. Io non l'ho mai fatto, si poteva ammazzare. E perché ne parli con me? Io non sono suo padre, la sola cosa che ho fatto è stato coprirlo. Scusami, hai ragione. E io le dico di no. Non sono arrivate le tovaglie, né i calici, né le sedie, né niente. Il campanello. Devono essere loro, mi scusi, la richiamo. Buongiorno, finalmente. Signora. È permesso? Sì, entri pure. Abbiamo portato quello che ha ordinato per la festa. Entrate, salve. Ragazzi. Cosa? No! Ci deve essere un errore. Queste non sono le cose che ho ordinato io. Devono essere per qualcun altro, non sono per noi. No, 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 nessun errore. Qui c'è la lista che mi avete fatto. Corrisponde tutto. No, questo non è quello che ho ordinato io! Come no? Non ci posso credere! Sono arrivate le tovaglie! Fatemi vedere, prego. Che bella! Guarda che eleganza per un fidanzamento di lusso come il tuo, è perfetta! No! Non è quello che mi aspettavo, io non ho ordinato quella porcheria! Pronto, mi scusi, ma lei è impazzito del tutto! Come sarebbe chi parla? Delfina Santiciantone Soviedo parla! Cosa mi ha mandato? Nulla di quello che avevo chiesto! Mi ha mandato sedie di plastica! Un tavolo orribile, palloncini colorati, roba per un compleanno di terza media! Parliamo del fidanzamento Saint-Jean-Fritz in Valde, signore, non di una tavolata in una pizzeria! Come sarebbe? Che cosa vuole dire? Di quale austerità prussiana mi sta parlando? Chi ha potuto dirle una simile stupidaggine? Federico. Federico! E tu fai portare via queste schifezze! Ti faccio una proposta. Prenotiamo da qualche parte e ce ne andiamo via. Noi due soli, senza nessuno. Sì. E ci riposiamo. Federico, hai cambiato tu l'ordine. Io ho cambiato l'ordine? Di che stai parlando? Dei bicchieri, di tovaglie e piatti, delle
terribile! E lo chiedi a me? Io non ho cambiato un bel niente. Volevi occuparti di tutto da sola, mi hai escluso! Sicuro che non hai dato nessun controordine? Ma quale controordine, Delfina? Di cosa stai parlando? Per favore, calmati un poco, che è successo? Ma allora chi può avermi fatto questo? Una persona che mi odia! Perché dici questo? Perché? È un chiodo fisso! No, sono successe troppe cose, questa non è una coincidenza! No, c'è qualcuno che mi odia, qualcuno che mi invidia, qualcuno che vorrebbe essere al mio posto! Tranquilla, stai tranquilla. La verduraia! Smettila, per favore, di chiamare Florencia la verduraia. Lo sai che non mi piace. E poi perché devi dubitare di lei? È stata tutto il giorno in ospedale accanto a Roberta. Di qualcosa, per favore. No. Parlerò solo quando saprò la verità. Quella ragazza sta male, molto male. Credo che per un po' ti serva staccare la spina.